Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questa videorubrica Scuola con Google dedicata alla presentazione e segnalazione degli strumenti offerti da Google che possono essere utilizzati in ambito educativo. In questo video vorrei parlarvi dei componenti aggiuntivi di Google Presentazioni, Google Slide. I componenti aggiuntivi permettono di aggiungere ulteriori funzionalità a questo strumento che Google offre online, che quindi non richiede nessuna installazione. Vedremo quindi come si installano i componenti aggiuntivi e come si gestiscono, e poi vedremo due particolari componenti aggiuntivi o add-on, anzi add-ons plurale, Google, chiedo scusa, Unsplash, che è un archivio fotografico a cui noi possiamo accedere direttamente da Google Presentazioni mentre facciamo quindi la nostra presentazione, e Insert Icon che ci permette di accedere invece a un archivio di icone. Tutti comprendiamo come l'aspetto comunicativamente più importante di una presentazione sia quello grafico, e quindi un grosso vantaggio poter accedere direttamente da Google Presentazioni a un archivio di immagini ad alta definizione liberamente utilizzabili e a un archivio di icone con migliaia di icone personalizzabili e anche queste liberamente utilizzabili. Dopo esserci loggati al nostro account Drive, clicchiamo su Nuovo e apriamo una presentazione. Quindi recchiamoci su componenti aggiuntivi e vedete che c'è l'unica voce attiva installa componenti aggiuntivi. Cliccando abbiamo la possibilità di accedere ai vari componenti aggiuntivi per Google Slide. Per esplorarli basta, vedete, posizionare il mouse e appare una breve descrizione della funzionalità offerta da ciascun singolo componente. Ma adesso andiamo subito a cercare Google Unsplash. Splash. Eccolo qua, Unsplash Photos. Se clicchiamo, ci viene offerta una breve descrizione del programma. Vedete, possiamo anche tradurre in italiano, ma insomma è la più grande o una delle più grandi comunità di fotografi professionisti che offrono le loro foto in alta risoluzione gratuitamente. Quindi l'uso è libero per qualsiasi tipo di finalità anche commerciale, non c'è neanche bisogno di menzione, cioè di citare l'autore della foto. Per installare questo componente aggiuntivo basta cliccare su Gratis. Quindi clicco su Gratis. Si apre questa scheda in cui mi si chiede di selezionare l'account Google che voglio collegare a questa applicazione e quindi di acconsentire, come capita sempre con le varie applicazioni. A questo punto potrò disporre di questo strumento nel menu Componenti aggiuntivi. Vedete, Unsplash Photos. Devo semplicemente selezionare a questo punto a Splash Photo e cliccare su Insert, inserisci. Attenderò un attimo e comparirà sulla destra questo menu con una barra di ricerca. Qui dovrò digitare le parole chiave per cercare le immagini che mi possono servire per la mia presentazione. Naturalmente devo cercare in inglese, io ho fatto qualche prova, per esempio Sky, cielo, e compariranno, vedete, delle foto che hanno come tema il cielo, oppure, che so, education. E ancora una volta, vedete, compariranno queste foto. Per esempio, seleziono una foto e questa verrà inserita nella mia slide. Adesso io la cancello. E posso continuare a cercare in questo modo. Come vedete, è molto semplice. Le foto sono molto belle. Sono centinaia, se non migliaia, non ho trovato questo dato. Mi piace molto questa con le matite colorate. L'unico problema è che devo cercare in inglese, ovviamente. Il consiglio qual è, dato che anch'io ho dei problemi con l'inglese, è quello di utilizzare un dizionario online. Io uso Word Reference. Posso selezionare, vedete, italiano, inglese, e qui digito una parola qualsiasi, zucchina. Courgette,
Courgette. A questo punto immagino che cosa succederà se cerco courgette. No, ci sono, qualche zucchina la trovo. E in questo modo, insomma, posso cercare, nonostante l'ostacolo della lingua. Bene, questo è uno strumento, come vedete, molto pratico da utilizzare, anziché andare su Google Immagini o su un altro motore di ricerca, direttamente dal mio programma, dalla mia area di lavoro, di Google Slide, posso cercare le immagini. Vediamo adesso il componente aggiuntivo che mi permette di aggiungere delle icone, quindi installa componenti aggiuntivi. E cerchiamo Insert Icon. Eccolo qua, vedete il primo, ce ne sono anche altri, usiamo il primo. Anche qui se clicchiamo abbiamo delle informazioni supplementari, ci si dice che ci sono più di 1800 icone free, ci si spiega che possono essere personalizzabili, per esempio possiamo modificare il colore dell'icona rendendolo omogeneo alla palette di colori che abbiamo scelto per la nostra slide o anzi presentazione. Quindi clicchiamo su gratis, anche qui dobbiamo fornire il nostro account e acconsentire. Dopodiché verrà installato il componente aggiuntivo. Ecco qua, se andiamo adesso su componenti aggiuntivi, abbiamo Insert Icon. Apriamo la barra laterale che ci consentirà di cercare le nostre icone. Ecco, vedete, abbiamo tre box di ricerca. Qui possiamo selezionare l'archivio Material Design, oppure l'altro archivio, Awesome, scusate la pronuncia, e poi qui abbiamo una prima barra molto interessante che ci permette di modificare il colore delle icone o inserendo il codice esadecimale per avere il colore preciso che ci serve, oppure, come vedete, muovendoci luminosità e tonalità su questa palette. Ecco qua, vedete, ho modificato le icone. Naturalmente ci sarà un box di ricerca per digitare una parola chiave, per esempio arrow, frecce, ed ecco qui le varie tipologie di frecce, e così via. Possiamo digitare altre parole chiave, sempre utilizzando magari un dizionario online se abbiamo problemi con i termini, che sono ovviamente in inglese. Una volta che abbiamo individuato l'icona che ci interessa, cliccando la inseriamo nella nostra slide, la possiamo ridimensionare, spostare, poi col tasto destro possiamo andare su opzioni formato e vedete aggiungere un'ombra per esempio e altre regolazioni, dimensioni e posizione e così via. Bene, abbiamo visto come si installano e usano questi due componenti aggiuntivi molto utili. Come si gestiscono? Sul menu componenti aggiuntivi abbiamo anche una voce gestisci i componenti aggiuntivi, in che cosa consiste la gestione, nel disinstallarli, diciamo così. Vedete, se per esempio io ho voluto provare uno di questi due strumenti, non mi servono, non mi piacciono, non mi interessano, posso semplicemente cliccare qui, gestisci. Vedete, c'è una voce rimuovi, cliccando su rimuovi, io lo rimuovo. A questo punto non lo avrò più tra i componenti aggiuntivi. Vedete, è sparito. Bene, spero che questo video vi possa essere utile per migliorare le vostre presentazioni. Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.